Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della visita a Pescara del ministro degli interni Marco Minniti, che è stato alla Sala dei Marmi per incontrare i sindaci dei paesi della provincia, sottolineando l'importanza per il governo della prevenzione in materia di sicurezza e sottolineando anche il ruolo che sul territorio rivestono gli amministratori locali. Il servizio è di Paolo Renzetti. Non c'è democrazia senza sicurezza, ma essere sicuri vuol dire anche essere liberi. Queste le parole pronunciate nel giorno del 25 aprile a Pescara dal ministro degli interni Marco Minniti, che ha scelto proprio il capoluogo adriatico e la Sala dei Marmi della provincia per le celebrazioni della liberazione, affiancato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dal presidente della provincia Antonio Di Marco e dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Il ministro ha spiegato come il governo ponga massima attenzione al problema terrorismo nel paese. Siamo uno dei grandi paesi del mondo che ha sconfitto il terrorismo. L'ha sconfitto tuttavia non perdendo se stesso. L'ha sconfitto mettendo in campo tutti quanti gli strumenti di una democrazia. Questo è il cuore della questione. Combattere il terrorismo. Combattere il terrorismo da democrazia, e una democrazia combatte il terrorismo mettendo in campo gli strumenti di una democrazia, non perdendo se stessa. Questo è il valore della discussione che facciamo oggi, perché i valori della democrazia sono i valori del 25 aprile. Quei valori sono oggi più che mai importanti, più che mai sono strumenti per poter comprendere come una società possa avere legittimamente un futuro. Sono 72 anni, ma quei valori sono di straordinaria attualità. Vedete, se questo è il quadro, se abbiamo cioè una minaccia, cosiddetta prevedibilità zero, voi comprendete che c'è bisogno anche di avere una risposta nella capacità di prevenzione che sia all'altezza di prevedere quello che è imprevedibile. E per fare questo naturalmente c'è bisogno di avere più intelligence. L'intelligence italiana è una struttura che ha una capacità, una sua forza. In questi anni ha dimostrato di sapersi far valere. Ma se vogliamo prevedere l'imprevedibile, l'unica cosa che si può fare è avere il controllo del territorio. E qui viene il punto del rapporto strategico con il territorio. Guardate, il decreto che è stato fatto sulla sicurezza urbana non è una misura d'emergenza. È esattamente l'opposto come quella sull'immigrazione. Io penso che sulla sicurezza e sulla immigrazione le cose che non funzionano siano quelle decise sul terreno della emergenza. L'emergenza è da cattivi consigli. L'emergenza ti porta sempre a misurarti con una cosa che esplode e tu cerchi di tamponare su questi temi. Noi abbiamo bisogno invece di una visione, di un progetto. E l'idea del rapporto strategico con il territorio, con la regione, con la provincia, con i sindaci, io vedo qui tanti sindaci con le fasce tricolori, mi fa molto piacere vedervi con le fasce tricolori, perché appunto è quello che penso io, siete un pezzo fondamentale delle istituzioni democratiche del nostro paese. Alcune scritte contro la ricorrenza del 25 aprile sono apparse oggi a Pescara nella zona del centro cittadino. 25 aprile, festa dei vili traditori. Questa è la frase comparsa su un muro del centro della città che è stata cancellata e coperta con vernice bianca proprio nel giorno appunto in cui ricorre la festa della liberazione, da alcuni giovani di Rifondazione Comunista, fra cui il segretario cittadino Corrado Di Sante. Dopo il blitz di Rifondazione
situazione con i pennelli, ora si legge 25 aprile di festa. E appunto ora parliamo in maniera più dettagliata delle celebrazioni per la festa della liberazione in questo 25 aprile. Siamo stati a Pescara, in particolare in piazza Garibaldi, erano presenti le massime autorità politiche, militari e religiose. Al nostro microfono un reduce partigiano di 93 anni che nel 1945 salvò tanti prigionieri dei campi di concentramento. Vediamo. Anche Pescara ha celebrato la ricorrenza del 25 aprile con una cerimonia che si è tenuta in piazza Garibaldi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia anche tanti cittadini con molti reduci e partigiani, fra cui Nicola Cappellucci, partigiano 93enne iscritto all'AMPI, che nel 1945 salvò decine di prigionieri stranieri di un campo di concentramento fuggiti da Sulmona e che lui ospitò e nascose nella sua casa di Caramanico Terme in provincia di Pescara, dove riuscì a farli rifugiare in un pagliaio prima dell'arrivo dei tedeschi. Sì, non si può dimenticare, specie quanti prigionieri ho salvato, che ho mandato a attraversare la Maiella. Tra questi un certo Simon Sabak, di Alessandria d'Egitto, il quale mi fece una lettera di ringraziamento a non finire dopo la guerra. Questi sono scappati da Sulmona maggiormente, dal campo di concentramento di Sulmona. E attraverso Caramanico venivano, io ho cercato di aiutarli. Anche ospitandoli a casa? A casa, li ho ospitati a casa, li ho ospitati dopo, non potendo più ospitare a casa che i tedeschi cominciavano a rintracciarli questi qua, li portai nel pagliaio. Dal pagliaio in una grotta, uno di questi addirittura mi fece un autoritratto e gente veramente che hanno avuto bisogno di aiutare, insomma. Ricordo tra i guai che abbiamo passato, che quando sono venuti a rastrellarci i tedeschi, che ammazzarono una famiglia intera nel mio paese. Questi, perché non lo so, hanno trovato dei prigionieri che non rimasti ancora qua vicino a casa sua, fece molta neve e con la neve naturalmente questi uscirono per cercare, non lo so se qualcuno ha fatto la spia o li hanno visti i tedeschi, e li portarono, ammazzarono padre e madre e una ragazza di 20 anni che abitavano vicino a casa mia. Dopo di questo sono venuti da noi i tedeschi, io e mio padre via di seguito ci eravamo rifugiati sotto un pagliaio. Questi con le baionette cercavano, ma noi stavamo molto sotto. Riusciste a salvarvi? Siamo salvati, sì, abbiamo salvato molti prigionieri. Non ce l'ha fatta la donna di 51 anni che lo scorso 11 aprile era rimasta gravemente ustionata insieme alla madre 75enne mentre accendeva il camino di casa a Villanova di Cepagatti in provincia di Pescara. La donna è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverata a pochi giorni dal decesso della madre avvenuto al Bufalini di Cesena. Le due donne erano state investite da un ritorno di fiamma mentre cercavano di accendere il fuoco usando l'alcol. Subito soccorse, erano state trasportate prima negli ospedali di Chieti e Pescara e poi trasferite nei centri grandi ustionati di Roma e Cesena, ma nessuna delle due ce l'ha fatta. Ancora la cronaca, un uomo di 51 anni è finito in ospedale a Pescara per le lesioni riportate in un incidente agricolo avvenuto in mattinata a Penne, sempre in provincia di Pescara, in contrada Villa Degna. L'uomo stava lavorando in campagna quando ha perso il controllo della motozappa che lo ha ferito ad una gamba. Subito soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato delle fratture e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Penne. E ora ci occupiamo del caso del project financing per l'ospedale di Chieti con l'intervento di ANAC. Ieri pomeriggio c'era stata anche una conferenza stampa di replica del Presidente della Regione Luciano
D'Alfonso. Ebbene, oggi nuovo intervento della consigliere regionale 5 Stelle Sara Marcozzi. Il Presidente si attenga alle richieste di ANAC e segua la prassi dettata dai regolamenti, altrimenti faccia i nomi di chi avrebbe raggirato ANAC. Lo afferma appunto la consigliere regionale Marcozzi, che prosegue: la conferenza convocata ieri di fretta e furia insieme all'assessore Paolucci sembra piuttosto una corsa al riparo per giustificare l'apertura della procedura di vigilanza di ANAC che abbiamo presentato ieri mattina. Un tentativo forse di coprire le inefficienze tecnico-amministrative dell'operato del suo governo. Il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli ha presentato il bando Fare Centro, che prevede finanziamenti da un minimo di 20.000 a un massimo di 200.000 euro a fondo perduto per il 50-70% dell'importo per tutte quelle attività che sceglieranno di tornare nel centro storico dell'Aquila o nei comuni del cratere sismico. Alfredo Primante. Artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ambulanti a stallo fisso e studi professionali potranno tornare ad insediarsi nel cuore dell'Aquila e degli altri centri colpiti dal sisma del 2009, potendo contare su un contributo pubblico. È l'iniziativa Fare Centro, uno strumento normativo con il quale la Regione Abruzzo intende concedere sussidi economici a fondo perduto a beneficio di quelle attività economiche che sceglieranno di tornare nel centro dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico. Il bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e prevede una dotazione finanziaria complessiva per il biennio 2017-2018 pari a 12 milioni di euro. Sono previsti contributi compresi tra il 50 e il 70% a netto dell'IVA, sempre secondo i principi fissati dal regime del de minimis, a beneficio di imprese che effettueranno investimenti in beni immateriali e materiali. Secondo una prima stima, sarebbero circa 500 le imprese che potrebbero beneficiare del contributo, con la conseguenza di generare un'opportunità di lavoro per circa 1.500 persone. Non sono mancate le polemiche però per un bando che è arrivato proprio a ridosso delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco dell'Aquila. L'abbiamo fatto sia nell'impostazione e sia anche proprio nella costruzione del bando con il partenariato, come prevedono le norme europee, cioè con tutti i soggetti sociali, le organizzazioni che sono rappresentanti degli interessi, dei portatori di interesse. È venuto fuori una cosa condivisa, secondo me molto, molto seria, molto innovativa e soprattutto una cosa che non c'era in Italia. È la prima volta che si fa un'iniziativa di questo genere e credo che questa iniziativa, ho notizie che questa iniziativa ispirerà anche altre calamità. I sostenitori della mozione Emiliano per la corsa segretario nazionale del Partito Democratico hanno presentato le liste che concorreranno alle primarie nelle quattro province abruzzesi. Vediamo. Presentate le liste a sostegno della mozione di Michele Emiliano in Abruzzo, mozione sostenuta tra gli altri dall'onorevole Antonio Castriconi e dal sindaco di Francavilla Antonio Luciani. Per la provincia di Pescara capolista sarà Mirko Frattarelli, segretario dei Giovani Democratici. Per la provincia di Chieti il capolista è invece Luigi Febo, consigliere comunale del PD a Chieti e amico di vecchia data del governatore della Puglia. All'Aquila il capolista è Franco Andrea Casciani di Sulmona, già presidente del Consiglio durante l'amministrazione Ranalli, mentre a Teramo il capolista è Vincenzo Macedone, segretario del circolo PD di Montorio Alvomano. Il partito ha bisogno di uomini come Emiliano, ha commentato Luciani, che ha chiamato il leader via telefono per renderlo partecipe delle scelte fatte in Abruzzo. Io so che avete fatto un lavoro capillare, avete strutturato tutta l'area di riferimento che noi chiamiamo ormai Fronte Democratico, che è l'area che abbiamo formato tutti insieme e nella quale ovviamente si lavorerà non solo in questi ultimi giorni di campagna elettorale ma anche successivamente, perché voglio ricordare che questo è un congresso di partito, non sono delle elezioni comunali o della presidenza della regione, sono dei metodi attraverso i quali si compone la politica del più grande partito del centro-sinistra italiano. L'obiettivo è quello di cambiare il partito
di cambiare questa impostazione, che non è solo un'impostazione nazionale, ma che poi è diventata un'impostazione a tutti i livelli, dai circoli ai livelli provinciali e regionali, di un partito che non parla più, di un partito, se va bene, autoreferenziale, che stenta a riunirsi, che stenta a confrontarsi e che stenta poi anche a capire le vere esigenze delle persone, rispetto alle quali un partito di sinistra come il Partito Democratico non può mai perdere questa vocazione. Noi vogliamo che si torni esattamente a questo, e questa sfida, per quanto difficile, con la candidatura di Emiliano ha esattamente questo sapore e questo significato. All'Aquila, valanga di multe nei controlli della Polizia Municipale sulla spazzatura. Ancora tanta confusione sulla differenziata. Germana D'Orazio. Non lasciano scampo all'inciviltà i controlli della Polizia Municipale dell'Aquila sulla raccolta differenziata. Sono infatti in corso i controlli a campione sui cassonetti in diverse parti della città. A essere controllati sono i sacchi della spazzatura indifferenziata, perché è lì dentro che non devono essere buttati carta, plastica e organico. Ad oggi però le notizie non sono confortanti, perché le infrazioni riscontrate sono davvero molte. Sebbene gli agenti della Polizia Municipale addetti al controllo usano tutto il buon senso che il caso richiede, le infrazioni risultano notevoli, tanto da far registrare anche casi di 100 sanzioni su 100 controlli. Infatti nell'indifferenziata, al momento dell'apertura dei sacchetti, è stata spesso riscontrata la presenza di plastica e vetro in gran quantità. Le multe in questo caso sono inevitabili, perché il secchio è contrassegnato da un codice intestato a chi lo ha preso incomodato d'uso. Stesso discorso vale per i cassonetti condominiali. La multa in quel caso è fatta al condominio. I cittadini spesso protestano, imputando a passanti la contaminazione dell'indifferenziata. Ma l'azienda dei rifiuti, la ASM, e la Polizia Municipale garantiscono che, nei controlli, si rileva con chiarezza quando un'infrazione della norma è casuale e quando l'infrazione è abituale. Tanto vale mettere più attenzione alla raccolta differenziata e sensibilizzare anche i vicini a farlo, sia per la tasca sia per la salute, perché le sanzioni che arrivano fino a 500 euro sono una bella botta sia per il portafogli che per il cuore. Apriamo la pagina dello sport. Il Pescara retrocede matematicamente in Serie B. Il verdetto è stato pronunciato ieri sera quando i biancazzurri sono stati travolti dalla Roma. Partita senza storia per il Delfino e l'ennesima umiliazione stagionale. Servizio. La Roma passa come da pronostico agevolmente allo Stadio Adriatico per 4-1, riportando a più 4 il vantaggio in classifica sul Napoli, rimanendo a meno 8 dalla vetta. Tutto facile per i giallorossi, già proiettati al derby di domenica prossima con la Lazio. L'ennesimo KO stagionale sancisce invece la retrocessione matematica del Pescara in Serie B dopo una sola sciagurata stagione nella massima serie. Si ripartirà il prossimo anno dal torneo cadetto, ancora con Zeman, ma con una squadra probabilmente rivoluzionata. La Roma si presenta in campo con il solito 4-2-3-1 in difesa Emerson e Preferito, Juan Jesus. Il Pescara risponde con il 4-3-3 di stampo zemaniano e con coda centrale al posto dell'infortunato Campagnaro. Al terzo pronti via e gol della Roma annullato a Salah per fuorigioco che lascia parecchi dubbi. Al quinto arriva la risposta del Pescara affidata a Bebek, che crea un brivido nella difesa capitolina. Gara a viso aperto soprattutto per merito della Roma, che al sesto è vicina al vantaggio con El Shaarawy, che trova la respinta di Vincenzo Fiorillo. L'assedio romanista è costante, con Dzeko che al 18° ci riprova, trovando ancora un Fiorillo reattivo. Passata la Buriani, i ragazzi di Zeman riescono a spostare il baricentro in avanti di qualche metro, con la Roma che per qualche minuto tira il fiato. Si arriva così negli ultimi 10 minuti della prima parte di gara, quando la Roma trova però negli ultimi secondi del primo tempo le due reti che decideranno di fatto la partita. Al 44° è Strootman, sul servizio di El Shaarawy, a trovare l'1-0, mentre qualche
secondo dopo ci pensa Nainggolan a raddoppiare dopo un'azione in contropiede avviata da Salah e rifinita da Dzeko. Per il Pescara notte fonda, anche perché al terzo minuto della ripresa Salah con un tiro ad effetto da 18 metri va a segnare il gol del 3-0 sotto la curva dei tifosi romanisti. La differenza di valore in campo è a dir poco evidente, visto che Dzeko arriva ad un passo dal 4-0 all'undicesimo. La squadra di Spalletti fa accademia al cospetto di un delfino affranto. Al 14esimo lampo però del Pescara, prima con Biraghi e poi con Bebek, prima del poker firmato sempre al 14esimo ancora da Salah e ancora in contropiede. In una gara che non ha poi più nulla da dire, spicca al 25esimo la plateale protesta di Dzeko verso Spalletti al momento della sostituzione con Grenier. È l'unica vera emozione del secondo tempo, anche perché al 31esimo si vede Caprari con una bella conclusione a cui dice no in angolo Scherzeni. Il Pescara trova poi il gol del 4-1 al 38esimo con Ben Ali prima del palo colpito su punizione da Biraghi al 42esimo. Troppo poco però per mettere pressione alla Roma con la testa al derby con la Lazio di domenica prossima. Per il Pescara la testa invece al prossimo campionato di Serie B. E nel dopopartita Zeman dice che il Pescara deve comunque cercare di onorare l'impegno fino alla fine, cercando di guadagnare almeno una posizione in classifica e non arrivare ultimi, e poi punta l'attenzione sulla mancanza di un centravanti di ruolo, mancanza che si è fatta sentire negli ultimi mesi. Vabbè, la mentalità mia penso che si è vista, nel senso che noi abbiamo oggi costruito tante occasioni da gol che non abbiamo fatto in sei partite insieme. La fase offensiva magari ci è venuta perché attaccanti finalmente si sono mossi verso area di rigore. Su fase difensiva c'è da dire tanto, perché prendere tre gol in contropiede è brutta cosa, sapendo che giochiamo contro la Roma. Di solito la Roma trova le squadre chiuse, quindi c'è più difficoltà. Ma noi abbiamo tentato di giocarsela e la Roma è ancora troppo più forte rispetto a noi. Questa è una retrocessione, insomma, quota Zeman possiamo dire al 10% o di meno secondo lei? Io sono venuto sperando che riesco a impostare un certo tipo di gioco e una certa mentalità. Per lungo tempo non mi è riuscito, poi a questa squadra manca quello che può fare gol. Mentre l'anno scorso c'era la Padula che ci ha risolto con 28 gol tante situazioni, noi oggi non abbiamo un Gilardino sano. E noi dobbiamo prima finire quest'anno. Io ho ancora obiettivo di superare un avversario, due. Non vogliamo finire ultimi, quindi ci dobbiamo impegnare. Poi per prossimo anno si vedrà. È normale che noi abbiamo visto qualche giocatore che ci può interessare, speriamo che possiamo chiudere. Il successo permette invece alla Roma di allungare sul Napoli per il discorso secondo posto, ma tiene banco il caso Dzeko. Ascoltiamo le parole del tecnico Spalletti. Una partita che io temevo molto, perché poi sapevo di queste qualità che ha il Pescara, che ha, in base alle qualità dei propri calciatori, ma che poi il suo allenatore Zeman sa ancora di più caricarci sopra, perché quando attaccano gli spazi in taglio, quando hanno queste vampate, queste ripartenze cattive per attaccare gli spazi, l'ha visto la Juventus, l'ha visto il Milan, cioè gli ultimi tre risultati aveva fatto due pareggi e una sconfitta con la Juventus, per cui, ma complessivamente è stata fatta una grande partita. Ecco, gli ho fatto complimenti all'interno dello spogliatoio, a parte su 4-0 hanno un pochettino alleggerito poi
da un punto di vista di lotta, da un punto di vista d'aggressività, ma è una cosa anche normale. 20 minuti alla fine l'ho levato, non è che l'abbia levato alla fine del primo tempo, dopo gli era pitato 5 palloni per far gol se vuole andare a attizzare ancora di più o a ridare forza il numero alla classifica dei cannonieri, gli è capitato 5 palloni, per cui ha fatto un po' di fatica, il risultato è al sicuro, Emerson è un po' che non gioca e ha abbassato, c'era il rischio di rintossicarlo, di rinfiammargli poi il tendine a farlo giù a 90 minuti, sostituisco Emerson. Paredes ha male alla caviglia perché ha preso questa botta dove gli è girata, esci, ma devi sempre tenerti una sostituzione perché sennò avrei tolto tutti e tre quelli davanti. E ora la Lega Pro, parliamo di Teramo, prima la salvezza e poi riprogrammare cercando di cancellare gli errori degli ultimi 2 anni. Questi gli obiettivi fissati dal patron biancorosso Campitelli, che non chiude ad un'eventuale cessione societaria. Chi è interessato, dice, si faccia avanti con una proposta concreta. Vediamo. Presidente, quanto rammarico c'è per una vittoria che è scivolata via anche per un errore arbitrale che è sembrato davvero evidente? Ma a prescindere domenica, che credo la partita ai punti l'avremmo potuta vincere noi, ma per quello che abbiamo sbuttato in passato, perché oggi con un 3 punti in più noi diciamo che saremmo quasi salvi, se non salvi, quindi purtroppo è un anno nato male, speriamo che finisca bene, perché credo che sia come società che come diciamo squadra, come pubblico, sicuramente degli errori sono stati fatti, altrimenti non saremmo dove oggi ci troviamo. Credo che meritiamo anche di restare in questa categoria e poi riprogrammarci completamente per poter ristrutturarci e fare un programma ripartendo un attimino dal basso, ma con un attimino una programmazione che negli ultimi 2 anni, per la voglia di tornare a rivincere subito, sicuramente degli errori sono stati fatti, spendendo anche tanto. Presidente, comunque vadano le cose, Campitelli resterà al suo posto? Ma diciamo che il Teramo è di mia proprietà, quindi Campitelli resterà al suo posto. Campitelli in questo momento credo che sia anche un bene per il Teramo e per tutti quanti i tifosi. Se poi si vuol cambiare Campitelli basta poco, basta chiamare la proprietà e basta fare un'offerta e lì trovare un giusto accordo tra le parti. Il giovane difensore del San Nicolò, Riccardo Di Stefano, la scorsa settimana è stato 2 giorni in prova alla Juventus allenandosi con la primavera di Fabio Grosso. Il giocatore ha parlato ai nostri microfoni di questa importante esperienza. Agnia Cantagalli. Riccardo, a 17 anni non è da tutti andare a Vinovo e fare un provino per la Juventus? Beh, è stata sicuramente un'esperienza bellissima, una delle più belle della mia vita e comunque sono felice anche perché è stata un'esperienza molto positiva e sono anche molto soddisfatto e spero di aver fatto bene e di aver attirato l'attenzione di questa grande squadra. Perché da ambienti bianconeri si dice già che l'anno prossimo ti aggregherai alla primavera di Fabio Grosso? Io non lo so, comunque se la Juve dovesse volermi, ben venga. Però adesso io penso solo al campionato e a continuare a far bene per la mia squadra. Avrai, ovviamente, te lo auguriamo, una lunghissima carriera davanti, ma fino a questo momento a chi ti senti di dire grazie? Io mi sento di dire grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, in primis al mister che è stato il primo a darmi fiducia, e inoltre a tutto lo staff, a tutti i compagni che mi hanno aiutato a crescere, ma non solo, anche ai mister degli altri anni, gli anni scorsi, perché tutti sono stati d'aiuto a farmi crescere nella mia, speriamo, carriera. Qualcuno della Juventus l'hai visto? Ho visto Pjanic in macchina, così di sfuggita. Finisce qui la seconda edizione del TG6, il nostro notiziario torna con la terza edizione, quella delle ore 23. Grazie dell'attenzione e buona serata.